Riuscire ad arrivare al 70 petaflop ha sorpreso anche noi, perché è una potenza incredibile e l'abbiamo raggiunta in pochissimo tempo. Basta pensare che al 2013 la nostra potenza di calcolo era di 0,5. Quando abbiamo preso questa decisione c'è stato sicuramente un elemento di visione e di coraggio. Fu ritenuto strategico a quel tempo che soltanto investendo con la nostra tecnologia e avendo in mano la nostra tecnologia potessimo effettivamente avere un vantaggio competitivo rispetto ai nostri competitors nel mondo dell'energia. Tra i computer non governativi, HPC5 si colloca al primo posto mondiale per potenza di calcolo. Una Energy Company usa queste potenze di supercalcolo per fare tantissime cose. La prima cosa che abbiamo fatto sono quelle, diciamo, di lavorare per quello che io chiamo l'energia del passato, l'energia del presente, quindi scoprire nuovi giacimenti di idrocarburi, modellizzare giacimenti di idrocarburi. Oggi con HPC5 il sistema si è aperto soprattutto a collaborazioni con importanti enti di ricerca nazionali e internazionali, e con questi enti di ricerca vogliamo proiettare l'utilizzo di queste grandi risorse di calcolo per costruire quella che potrà essere l'energia del futuro. L'architettura ibrida è un'architettura che combina la potenza di calcolo dei processori tradizionali con la potenza di calcolo di particolari dispositivi detti acceleratori. Nel caso di HPC5 gli acceleratori sono GPU, in fin dei conti una scheda grafica utilizzata per lo più nel mondo del gaming. E abbiamo realizzato nel 2013 che la disponibilità di queste schede grafiche a basso costo che venivano sul mercato potesse fornire un grande plus per quello che riguarda l'accelerazione dei codici di calcolo, ma soprattutto anche un grande plus che è quello che riguarda l'assorbimento elettrico. Se non usassimo le GPU, per raggiungere la stessa potenza di calcolo dovremmo consumare 6-7 volte di più che con l'utilizzo delle GPU. Pur essendo un'architettura specifica, è comunque un'architettura general purpose, ancora utilizzabile da codici diversi. La parte codice proprietaria ENI è quella che alla fine fa la differenza. È come avere una stessa macchina pilotata da due persone diverse. Il pilota fa la differenza. Abbiamo sviluppato tecnologie, tantissime tecnologie. Siamo in una situazione di grande dinamicità dal punto di vista del mondo dell'energia. Il cambiamento climatico, la geopolitica, il prezzo volatile del petrolio in questi ultimi 6 anni. Quindi questo vuol dire che bisogna essere più efficienti, più veloci, più performanti. Fare una grande infrastruttura, e l'Information Communication Technology è un'infrastruttura per definizione, è come costruire un ottimo trampolino. Poi il tuffo lo deve fare chiaramente. In questa metafora il tuffo è quello del business, il tuffo è quello che assieme al software potrà permettere di raggiungere risultati e far sì che la giuria alzi tutte le palette 10-10-10. È chiaro che senza un tuffatore abile il trampolino non dice nulla, ma è tanto vero che anche un trampolino non affidabile, non eccellente, non permetterà di raggiungere il massimo dei risultati. Ecco, questo connubio, per cui se vediamo infrastruttura, supercalcolo, software e persone competenze, ci ha permesso di essere percepiti chiaramente dal mercato come eccellenti in molte discipline. Io penso che ci siamo sorpresi anche noi che questo achievement sia italiano, perché quando abbiamo intrapreso questo percorso 10 anni fa soltanto con forze italiane, sia nella
progettazione e costruzione di questo centro di calcolo, che poi nella realizzazione delle infrastrutture di supercalcolo siamo riusciti a portare avanti il progetto soltanto con competenze italiane. Avere più potenza di calcolo significa che noi possiamo decidere in funzione di quelle che sono le esigenze puntuali del business, che cambiano da giorno a giorno, la nostra capacità di adeguare l'utilizzo della macchina all'esigenza di business e anche la conseguenza del fatto che noi possediamo l'intera filiera. Io il Green Data Center lo chiamo in pratica un po' la casa del supercalcolo. Quando a suo tempo ci guardammo intorno e chiamammo un po' tutti i fornitori di questi tipi di tecnologie, abbiamo scoperto che nessuno era disponibile a investire, soprattutto in Italia. E allora questo abbiamo detto, con molto orgoglio italiano, detto, va bene, noi abbiamo le capacità comunque interne al gruppo per fare grandi infrastrutture. Per cui il Green Data Center decidemmo di progettarlo qua in Italia. Nel Green Data Center il progetto e l'implementazione sono state fatte per cercare di minimizzare la quantità di energia necessaria per asportare il calore generato dai computer. Tutti noi sappiamo che un data center ha bisogno di avere una grande capacità di energia, di conseguenza abbiamo detto perché non lo progettiamo iperefficiente dal punto di vista anche di sostenibilità. Facciamo funzionare le macchine a temperatura più alta. Aumentare di qualche grado la temperatura vuol dire risparmiare tantissima energia, ma soprattutto tantissima energia non utile al calcolo, che serve soltanto per doverla raffreddare. Sono sfruttate le condizioni atmosferiche del posto in cui il Green Data Center è stato costruito, Ferrero Erbognone, prendendo aria dall'esterno per il 90% dei 365 giorni di un anno si riuscisse a raffreddare i calcolatori senza bisogno di utilizzare i condizionatori. E questo ha fatto sì che si sia raggiunto un'efficienza energetica che è confrontabile con quella che potete trovare nei centri di calcolo tipi come Google, Facebook e Amazon. Questo vuol dire una grande responsabilità anche dal punto di vista della sostenibilità, dal punto di vista dell'abbattimento appunto delle emissioni di CO2 in atmosfera. Con la capacità di calcolo e con i modelli che scriviamo, descriviamo il nostro futuro per ridurre il rischio e per ridurre l'incertezza in tutto quello che facciamo. Ecco perché abbiamo bisogno di questa grandissima capacità di calcolo. Pensiamo all'enorme quantità di dati che c'è dietro la scoperta di Zohr. Sono molto al di là di quello che una singola persona può leggere e capire. C'è solo il computer che può metterli tutti insieme e permettere di arrivare a delle conclusioni.